la mia passione per i treni nasce da quando sono nato, viste le mie origini siciliane. E viaggiando per tante ore con il treno, 13-14 ore perché io abito in Toscana, ma il mio padre è della provincia di Catania, mi sono detto alla fine o li amo o li odio i treni, invece io ho scelto di amarli. E come seconda cosa che per me è stato un impatto forte nella mia vita sono stati i traghetti, perché il treno è arrivato a Villa San Giovanni dopo circa 800 km di viaggio, prendeva la nave e quindi io piccolo così, vedere tutti questi treni, fare tutte queste manovre, tutto questo mondo galleggiante, una traversata di 8 km, per me è stato un fascino a prima vista. E ho deciso durante la mia vita di studiare i treni, approfondire il trasporto, vedere come si muovono le regioni. Io ho questa passione, mi muovo per le regioni d'Italia, le ho girate tutte e quindi ho deciso poi di mettere a fuoco quali siano tutti i loro principi di spostamento, come si muovono, come vivono, e quindi poi ho cercato di concentrarmi anche sul traghetto, sul traghettamento ferroviario della rotta Civitavecchia Golfo Aranci, che è stata una rotta molto importante, anzi quest'anno sono passati 62-61 anni circa dalla prima traversata, che è stata nel 1961, e questa traversata si è protratta fino al 2009, anno in cui il servizio è terminato del tutto e è stato smantellato anche gli impianti di traghettamento. Ora questa rotta è stata molto importante sia per Civitavecchia, per tutta la Sardegna, perché come ha ricordato giustamente anche prima l'intervento che è stato fatto, tutte queste merci che passavano, c'erano treni anche che venivano dall'estero, dalla Danimarca, dalla Germania, con manovre varie giungevano nei piccoli paesi sperduti della Sardegna come Macomer, Oristano, Sassari, Cagliari, Decimo Mannu. Pensiamo che nel 1984-1985 il movimento delle merci che avveniva dalla Civitavecchia alla Sardegna era il doppio di tutta l'Italia intera, grazie a queste navi delle Ferrovie dello Stato che hanno viaggiato per circa 40-41 anni fisso e poi dopo con un servizio a chiamata, prima poi di essere smantellato anche questo. La mostra vorrà ricordare tutto quello che è stato fatto dal 1961 al 2009, in una maniera ovviamente più sintetica, però troveremo dei poster, dei cartelloni dedicati a ogni nave che ha percorso questa rotta. In più troveremo anche uno speciale dedicato alle navi che sono venute in sussidio ad aiutare questa rotta, perché c'erano dei periodi di punta come gli anni 70, gli anni 80, dove non bastavano neanche le navi che Civitavecchia aveva al suo comparto.